Sono rientrati tutti alla caserma Perotti di Fossano, gli artiglieri del primo da montagna, chiamati a soccorrere le zone alluvionate dello Spezzino di Genova, colpite da eccezionali ondate di maltempo. Circa 200 gli uomini del primo che hanno operato nelle zone insieme a uomini del 32esimo Genio Guastatori, del secondo Genio Pontieri, dell'ottavo e del decimo Genio Guastatori. Hanno operato sotto richiesta delle prefetture di competenza nelle zone di Monterosso, Borghetto, Vernazza, Brugnato e Genova. Sono stati interventi diversificati, molti diciamo su richiesta quasi tutti delle autorità comunali o delle autorità prefettizie. In particolare nello Spezzino sono state costituite dei veri e propri posti di blocco nella viabilità secondaria per tutelare sia gli operatori del soccorso sia i residenti su zone ad alto rischio frana. E nell'ambito per esempio dell'abitato di Vernazza, proprio nello sgombero delle abitazioni che su richiesta del sindaco dovevano essere fatte dal personale dell'esercito, in particolare dagli uomini del primo. Alcuni artiglieri del primo da tempo sono impegnati a Genova nell'operazione Strade Sicure e sono stati fatti convogliare immediatamente nella zona colpita dall'esondazione del Ferreggiano e hanno contribuito alla ricerca dei dispersi. Il primo da montagna ora è tornato in caserma perché tecnicamente la situazione di emergenza è conclusa. Diciamo che la situazione onestamente è ancora complessa, soprattutto nelle Cinque Terre e nell'area di Brugnato Borghetto. E tecnicamente viene definita adesso una fase di urgenza, non più di emergenza. Quindi il prefetto di La Spezia in questo caso ha ritenuto che quelle che noi riteniamo e chiamiamo tecnicamente gli interventi di emergenza siano stati considerati conclusi e di conseguenza c'è stato il distacco del personale dell'esercito e sono subentrate le colonne mobili della Protezione Civile e le associazioni di volontariato, oltre che alle imprese appaltatrici da parte del Comune e Provincia.